Ci siamo signori, buon pomeriggio. Aspettate che non ero pronto perché ero con Dallas a parlicchiare del più e del meno. Ciao Cigatto, ciao Elise, come va? Come state? Iniziamo un po' prima perché devo uscire. Alle 3 devo andare a prendere l'autobus, quindi si chiude tassativamente alle 3 meno un quarto per scappare via istantaneamente. Quindi non facciamo Oddworld perché non ha senso fare un'oretta scarsa di un gioco dove dovrei fare bene a cioè, vabbè, il gioco che mi permette di superare l'ora di live perché magari resto bloccato, non ha senso farlo durante in una live veramente veramente breve. No, non è basso, Eliezer, devi alzarmi tu. Visto che bene o male è da 2 mesi che stiamo così e non si è mai lamentato nessuno. L'unica cosa è su TS che non prende bene il microfono, ma fa schifo TeamSpeak. Quella è. Mi bussano. Quando mai? Tutto il tempo che avevo. Che sbaglia i tasti della televisione, non toccano, ragazzi, toccano. Dove devo andare? Bene, devo andare a prendere gli esami del sangue, quelli che ho fatto per capire se c'è qualche quando ho avuto i problemi in testa sta settimana, vedere se ci sono qua quelli di sangue in testa dovuto al vaccino, anche se io grazie a Dio al momento sto bene, quindi non, probabilmente non era quello, ma ormai gli esami sono fatti. Grazie, grazie. Quindi vado a ritirare questi esami, vado a ritirare quelli di mio padre e mia madre che se ne sono fatti lunedì per i fatti propri, avevo un esame del sangue da fare, di controlli di routine, e una volta che ci sono vado da mio medico. Quindi faccio tutto in un'unica volta, lo faccio il pomeriggio perché di mattina mi scoccia, dovrei alzarmi veramente presto, dovrei alzarmi alle 7:30 del mattino per andare a fare queste cose. E non ci voglio, quindi ci vado oggi. E mi libero il pensiero, tra l'altro fa pure abbastanza caldo, quindi vado perfetto a uscire con una giornata di questo genere. Infatti, ad esempio, già sono pure vestito. Cioè, vedete, non c'ho. No, niente, crosta. Semplicemente iniziamo un po' prima perché devo chiudere prima che devo uscire. Sì, se non c'è, non lo so. Non vi so dire il motivo. Io, beh, che iniziavo alle 2. Di solito inizia alle 2. Oggi, ripeto, devo iniziare prima, però le notifiche sono arrivate. Quindi ciccia. Facciamo Mario Maker, ragazzi. Perché sì, ma le cavate facciamo anche mezz'oretta se mi stufo di fare Mario. Tanto è soltanto per non saltare una live. Anche se comunque l'orario è quello che è. Ah, vi faccio vedere i nuovi Joy-Con che ho comprato. Che sono questi qua. Ok. Oggi giochiamo con i Joy-Con nuovi, così li proviamo. Non ho più giocato alla Switch da un bel po'. Eccolo qua, si sono. Sì, erano preoccupate. Porca puttana, Sisa, tu non devi mancare a 12 minuti all'iniziale. E poi là, se gli viene un coccolone e pensa che tu sia morto nei meandri della Sardegna. Andiamo. Dai, come stai, Sisa? Tutto bene? Quanto basso? Perché lo devo abbassare per via della cosa qua. Basta nominarlo, sì, lui arriva subito. Siamo 8 e oh. Mi puoi dire da Bnot. Bnot mi ti chiami adesso, dai. Super Mario Maker 2. È da un po' che non facevamo Mario, eh? Telefono. E lei? Come si gioca a Mario Maker 2? Chi se lo ricorda? Ok, scusami. Botmi. Leggiamo le notifiche. Ottimo, sì, stai tranquillo. Tanto ripeto, io massimo a meno un quarto chiudo. Massimo, posso pure chiudere alle 2:30 dopo mezz'ora. Non sono obbligato a fare una live per forza di un'ora. Cioè, ho detto, oggi la faccio perché come dire, mi scocciava saltarla. Perché già ormai ne faccio una al giorno. E lo volevo fare. Ma a parte gli scherzi, non l'ho voluto fare esattamente per quel motivo. Lunedì Luke, ieri tu, oggi io. Che palle. Ci sto giocando ad Isaac, ragazzi, per carità. Però no, cioè, è troppo Isaac.
Per carità, non è un brutto gioco, ma preferisco veramente portarvi un qualcosa e non potevo non be' po'. Volevo fare Splatoon, all'ultimo ho cambiato in Mario, ho detto ma sì, dai. Perché se poi c'è poca gente in chat per dire quindi non riesco a, non parliamo tanto, Splatoon è un po' una merda. Mario Maker, bene o male, gioco, parlo, tipo 20 secondi di speedrun. Quale cosa migliore di fare una speedrun dopo mesi che non gioco a Mario Maker? Ah, tra l'altro forse era pure automatico. Sì, no, sono stupido io. Non è automatico, lì devo abbassarmi. Vediamo un po'. Adesso sto parlando giusto, dai, sai, probabilmente prima parlavo un po' basso. Quindi tu mi senti coso? Madonna. Che cazzo di livello? Ok. I coop con Cross e altri due. Isaac è stato molto bello. Potevo fare Apex di nuovo. Comunque c'è Dallas. Ho detto minchia, l'ho fatto ieri. Dai. Apex spero di portarvelo un pochettino. Perché, ripeto, Dallas al momento c'è di pomeriggio. Ma non avendo più le live serali. Oddio, ripeto, probabilmente qualche live serale la farò ogni tanto. Proprio perché poter portare anche giochi da fare in compagnia. Perché di pomeriggio non posso mai giocare in compagnia. Veramente, perché. Oh! Ma porca puttana! Ma è un livello classico di Mario questo! Ma dai! Stavo morendo come un cretino questa cosa! Sì, sono morto come un cretino. No, non gli ho detto nulla a Dallas, si sa, Dallas avrebbe giocato. Non ho voluto. Non voglio portarvi 2 giorni di fila di Apex Legends. Siamo sempre là. Che io non so più giocare a Mario Maker. Fabio, se vuoi fare una coppia di Isaac, dimmelo che lo apro. Va bene, questo. Ora vi racconto cosa è successo ieri su Isaac. Sto provando con Isaac di sbloccare il planetario. Ok? Come sapete, devo prendere 3 oggetti zodiacali, più o meno, no? Quanto sono riuscito a capire, quanto ho visto anche da Constantine nella sua penultima live di Isaac. Ok, ma che culo. Sì, quello, c'è anche quella lì, l'ho vista da te. Quindi col D6 gioco con Isaac proprio per col D6 relollo. Ieri mi è capitato una run che poi tra l'altro devo sconfiggere mamma, l'altra mamma, e la televisione, come cazzo si chiama il boss. Ieri trovo, avevo una bomba, la metto a terra facendo esplodere e mi spunta, classico passaggio segreto, no? Ok? E cosa c'è? Ma il grande irreprensibile Epic Fetus, ovviamente. Porca puttana che merda. C'è il grande irreprensibile Epic Fetus che non prendo. Lo so, Cross, l'ho fatto, ma non mi sono capitati mai nella vita gli oggetti, quei oggetti nella grid. Quindi mi capita Epic Fetus, che io ovviamente rifiuto e vado avanti, perché ci muoio, avevo tre soli cuori. Vado nel treasure e cosa trovo? Cos'è Pyromaniac, quello che ti cura dall'esplosione, no? Quindi fatta, prendo quello. Sono invincibile dalle. Le esplosioni mi curano. Non invincibile. Le esplosioni mi curano. E quindi ho detto subito di corsa e prendere Epic Fetus. Cosa può andare storto? Cosa può andare storto? Ci sono morto ugualmente. Ci sono morto ugualmente. Perché? Perché sono stupido, perché non so più giocare The Binding of Isaac. C'ho una win streak di meno 170, mi sembra. Un disconnettivo sto cazzo, questo. Niente, pazienza. Ci sono state belle run che ho perso come un coglione. Non è facile i pezzi finali. Io vedo Constantine che, bene o male, lui è capace, lui. Stranamente. Stranamente è capace. Questo se ne va? Ciao Ludo, ma belli capezzoli. No, stranamente cosa, che solito se sei una patacca nel gioco.
Come stai, Ludo? Ludopatia? No. Cioè, ieri è arrivato più volte da Coso, lì, ieri poi ha sconfitto Coso, Costantin, tutti cose, no? Però io non ce la faccio, veramente, è molto difficile che io riesca. Perché mi ha portato qua? Ludo. L'ho visto. L'ho visto quando hai chiuso la live. So che non mi segui per il tocco delle sigle, che non sapevo un cazzo che l'ho finito. Però ripeto, devo sempre fare probabilmente una distesa di sta live dove si può parlare di Milano. Forse proprio domani. Forse proprio domani. Tu Fabio, quante cose sfondi? Ludo? Eh? Non vuoi sapere. Hai dormito poco? Ci vai tranquillo. Vai tranquillo, sì. Al domani. Ah, la Madonna, sono spratichissimo. Ma tu puoi stare lì tranquillamente, non ho intenzione di prendere quella monetina io. Tanto io oggi invece non sto al massimo della forma, ho di nuovo quei dolori al petto, mi fanno come fa mancare il respiro, ma ripeto, è solo la porca puttana, ecco cos'è. Potevo tranquillamente. Ah, ma c'è la tartaruga che inseguiva il suo guscio ed è morta dal suo stesso guscio, è qualcosa di meraviglioso quello che ho appena visto. Vabbè. Ce la faccio a fare così? No. Non posso. Per me rimane. Ma non è che è un altro gioco che è morto, ragazzi. È morto perché non l'aggiorno più. Porca miseria, da Nintendo come Splatoon. Ma non è che ha fatto la fine di Splatoon. Cioè, lo hanno letteralmente abbandonato. Peccato. Cioè, hanno tra le mani un gioco con quante vite, però. Eh sì, si sa, ha un po' di anni, però, dico. Il gioco è potenzialmente infinito. Basta aggiungere nuovi temi a Mario. Ma io sono soltanto convinto che questi fanno uscire Super Mario Maker 3. Come Splatoon 3 aveva senso, no? Ma credo. Ma si sa, in Italia no, ma in America sono tanti che giocano a Mario. Ok. In America sono tanti che giocano a Mario, non devi guardare l'Italia. E poi figurati in Giappone poi. In Giappone è giocato Mario, e in America gli americani fanno live di ore su Mario Maker. Ok. Questi sono giochi che non funzionano qua, da noi, non abbiamo. Ma dalle altre parti funzionano. Quanto lungo ha zigocolato il livello? Ok. Ha fatto la piramide, guarda, è bellino. Ah, devo fare così. Perché Splatoon? Si sa. Ma Splatoon, lo stanno facendo il 3. Non è che sia così tanto giocato Splatoon, eh. Che sono stupido però! Dai! Da dove mi fai ripartire adesso? Corto ma bello un paio di coglioni, non è corto il livello. Sì, ciao! Ma sai che secondo me non c'è nemmeno bisogno delle monete? A parte che si sono azzerate le monete rosa. Cioè, quindi.
Perché c'è da quella. Secondo me le monete mi portano a quella specie di bonus con la stella. Ciao, Ricky. Quindi non ci andiamo proprio a prenderle. Vediamo un po' cosa. Vediamo un po' se facciamo bene o no. Porca puttana. Piripiri piripiri. Bravo, bravissimo. Tu sì che sei bravo a morirci lì. Non ci andiamo qua, mi interessa. Almeno qua. Presta bene con i pinnelli cinghiale. No? Ok. No, vedi che c'è la bandiera qua. Ok. Era totalmente inutile prenderla. Era totalmente inutile. Era se mi portava quel bonus con le stelle. Che non aveva nemmeno senso quel bonus. Adesso. Ce l'abbiamo fatta. E l'ho completato. Corto ma bello? No. 5 minuti, vabbè, perché mi conta le morti e i checkpoint. Però. Un livello di corto ma bello 1 minuto e 40. Quant'era? 1 minuto e 40 il record? È il Baco de Pum Pum. Spanolo. Competizione tecnico. Tecnico. E quanto? Spara. Minchia. Patam patam patam. Porta. Tanto sto giocando con le levette, ragazzi. Non giocavo a Mario Maker con le levette, eh. E stai iniziando. Porca puttana. Aspetta, qui devo bombe. C'è Bobby qua. Madonna. Ok. Vita, vita. Ok. Ciao. Vabbè. Va bene. Cioè, ho fatto una cagata dietro l'altra, però va bene. L'importante è averlo passato. Vaffanculo Yoshi. Via. Ciao Yoshi, rimani lì dove sei. Vabbè. Sì. Livello completato. 1 minuto e 10. Vabbè, perché ci ho perso tempo nelle. Tra nelle bombe. Dai, potevo veramente fare di meglio. Let's go, andiamo. 383 è sempre il record. Quello ormai non ci arriveremo mai più. Un giappo. Vediamo un po' cosa il giappo ci dà. Ecco. È automatico? Non ho capito, io non tocco nulla, ragazzi. Non tocco nulla. Ok, vediamo se è automatico. Non ci sono tag. Sì, ma è automatico, ma non c'è scritto. Vabbè. Automatico, semi-automatico. Non l'ho capito. Non c'è nemmeno un tag in sto livello. Ma ok. Ok. No, 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 è automatico. Però scrivetemelo, Cristo Dio. Guarda con quale precisione passa. È a raffiche, sì. La glider di Isaac. Io non tocco nulla. Ok. Ok. Aspetta, ma io devo stare verso 20 anni così. Ciao, Gianfi. Bella zia, madonna, Gianfi. Quanto sei giovane. Aspone. Grazie per l'host.
Ciao Abba. Come stai, Abba? Bello. Tanto mi hai ricordato che devo andare a giocare a Overwatch io. Perché facciamo così, no? Fa fa. Belli di padella, non lo sentivo dai tempi di... Che cazzo era? Ok. Che schifo di questo. Minuto 26, minuto 16. Dov'è che ho perso tutto questo tempo? Allora, fammi mettere un tag se è possibile. Glielo metto io il tag, sto cretino di livello. Ok. Che ore sono? In quarto, vabbè. Vediamo, ripeto, oggi dobbiamo chiudere prima, ragazzo ribelle. Stanco ma bene, tutto bene, tutto bene. 40 secondi speedrun, non mi lamento, ma è come al solito. Non posso... Ho sbagliato, saltato troppo bene. Tagliati il cazzo, rovina la sorpresa agli altri. Sì, col cazzo, ci devo prendere solo io le vite, dai, se no. Vediamo di farlo per bene. Non dico prendendo tutte le monetine. Madonna, raga. Che ansia. Ma non vedo un caspaso. Ok. Ok. Gravità, esatto. Vi manca toccato gravità, vero? Anche a me. Mario 35 mi manca, vero? Mi manca veramente tanto, vero? Un gioco molto bello. Non è saltato! Non mi salta lì, ragazzi! Non mi salta lì! Pidi 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 pidi. Madonna se era la cagnotto! Madonna che è buona anche la cagnotto, ma quello è un altro discorso! Mi concentro perché devo... Là devo saltare proprio giusto, proprio... Oh. Recuperone. Vaffanculo. Dai, che cazzo. Se fai male le cose non è colpa mia. Cioè, se fai una speedrun lì devi fare in modo che il trampolino ti prenda al primo colpo, non devi fermarti e rimbalzare. Dai, dopo 5 vite perse no. Sono mica americano io. Scusa, quando ce l'ho, ce l'ho. Ancora? Ok. Ah, c'è proprio un gazzo qui. Gli asci di fuoco! Quanta roba, raga! Io ho qualche altra cosa da aggiungere. Che è successo? Quanto è grosso Pippo qua? Dammi gli Yoshi di fuoco, dammi gli Yoshi di fuoco. Morici, grazie. Guarda, me lo prendiamo una one up.
Aspetta. Va bene, qui non è che ci sa. È tanto confusionario sto livello, eh. Parecchio. E vabbè. Che casino, ragazzi! Che casino di livello è? Ma che casino, perché i giappi prendono cose e le buttano a schermo? Cioè, dai! Cazzo di giapponesi! Mamma mia! Minchie! Hanno fatto un casino. Quanti Yoshi? Cosa vuole? No, dove vai? Yoshi, no. Vaffanculo, ce l'ho fatta. E che palle. Costantine. Esatto. Quanto specifico con la caduta di... Giappone culone. Esatto. Giappone culone. Giappone culone. Grazie Costantine. Ce l'abbiamo fatta però. 56, 43, vabbè. Abbiamo scoperto... No, abbiamo scoperto. Ragazzi, è la botta di culo. Semplice e efficace. Vediamo. Già più piace soffrire. Ma i giappi hanno un concetto diverso di platform. Io mi ricordo che... di Kishimaru, mi ricordo. Yapponami Quest. Esatto. E quando è uscito Crash Bandicoot, primo Crash di Jumpy. Bello è qui lo chiama sempre Gianfilippo con il suo primo nick. Fabio, CNI Pensilia IEPEX. EI Pias, Megrio Fortnite. Ti piace, cosa ne pensi di Apex? Che mi piace Apex? Io domani tecnicamente c'è Fortnite schedulato, eh. Però ci sono molti in pieno. Mi piace Apex. Ieri ci abbiamo giocato di nuovo con Dallas, ieri sera abbiamo fatto un paio di partite. Il mio il personaggio che uso di più lo sto iniziando a capire come funziona. E non è male Apex, devo essere sincero. Fortnite mi piace, non è un... Apex, però giocherò sempre di più a Fortnite per il semplice motivo che devo avere qualcuno che giochi Apex. E mi urta tanto sta cosa. C'è l'obbligo di giocare in coppia. Mi urta in un gioco. Cioè, ok, io al momento ho Dallas, ma quando Dallas si rompe le coglioni, non gioco più ad Apex io. Cioè. Aspettate. Però sei un coglione, Fabio. Ring of Elysium l'hanno fatto morire. Tra l'altro Ring of Elysium dovrei installarlo. Perché abbiamo una live dei control nel nuovo mese che inizia. Quindi devo vedere un po' com'è la situazione di Ring of Elysium. Apex è molto, cioè una partita di Apex non dura troppo. Questo secondo me è un grosso vantaggio con Battle Royale. Se io sul pubblico mi taglio le palle ogni volta, perché una partita dura veramente tanto. Cioè Apex così come Fortnite pure, bene o male ormai sono Battle Royale più frenetici. Posso saltare, raga. Ring of Elysium era bello a bone prima che poi lo rivoluzionassero.
Vabbè, Gianfi, ma quella è una cosa che hanno tutti i giochi in competitiva. Cioè, se tu crashi su Overwatch in competitiva ti becchi la sospensione. Cioè, purtroppo non c'è un modo per... quella moneta là fuori, che fastidio. Vabbè. Giochi crashano. Però se succede. Però no, giustamente non c'è un modo per capire se è crashato il gioco o se è stato tu a buttarlo giù. Ok? Quindi. Vai, merda! No, dai, è l'ultima vita! Non ci ho fatto caso, ero tranquillo. Rip. Ring è la pubblica più fluido. Ripeto, Crosta, non so com'è il gioco adesso. Non so assolutamente com'è il gioco adesso. Bene, sono contento che giocheremo un gioco che sarà immondizia tra qualche settimana. Però è per... Dai. Ripeto, Apex... Apex l'ho rivalutato. Apex l'ho rivalutato giocandoci. Però ripeto, Apex ci ho giocato soltanto. Ma proprio ci volo su. Faccio. Ci avevo giocato solo quando è uscito. Quindi stagione 1, un solo giorno per tre partite con Ivan. Cioè, figuriamoci. Ma così si fa sto schifo? Puttana! La merda! Non si è attaccato! Non si è attaccato! Ma io mi avvicino a tutte e tre? Ok. Battle Royale, ragazzi, non ce n'è più. Non ce ne sono più. Apex sotto veloce per i miei gusti, ma il gameplay è molto buono. È veloce, più che altro, e lo trovo parecchio confusionario. Ok? Perché, ok, sei un Battle Royale. Devi ricordarti l'ulti del tuo personaggio. Tante cose, scudi, scudi, cure. Per carità, adesso ripeto, ieri quando vi ho fatto il live era un po' così. Già ieri sera ero meglio. Mi ricordavo che... poi tra l'altro io andavo con Overwatch. Se io vedo un ulti al centro, premo il tasto Q. Invece non è col Q, era con la... Mi ricordo con cosa. Con la Q era l'abilità del personaggio, in quel caso io mi curavo. Sì, se metto nel singolo... Apex io lo porterei molto spesso. Perché mi piace, mi è piaciuto, raga. Però. Ma porca puttana. Porca puttana. Aspettate. Il problema di Apex è che è nato da... Vabbè. Tutta quel... Guarda, io tutto quel tipo di giochi lì non l'ho... Che è successo? Non l'ho minimamente mai avviato. Cioè, a parte vederlo dai Thermos o da altri streamer, io non faccio. Ma non sono giochi che non giocherei. Cosa adesso che te forse cambieranno, ragazzi? Come si chiama? Darwin Project. Darwin Project, a quanto ho capito, cambieranno, eh.
Sei un pezzo di merda, gioco. Perché, sapete quale mi manca? Quell'unico che è caduto che non doveva cadere. Basta. Quando il gioco fa così mi rompe il cazzo. Rage quit. Ciao Lina. Se cambia lo reinstallo. Sì. Sì. Dicono che stia cambiando. Me l'ha detto Dallas, io l'avevo installato e giocato. Grazie Davide per il follow, anche se abbiamo finito con Mario. Ripeto, oggi è una live parecchio breve. Tanto adesso chiudo, dai, parliamo 2 minuti e chiudiamo la live. Perché, ripeto, alle 3 ho l'autobus, cioè nel senso che già alle 3 devo essere alla fermata dell'autobus. E allora, HDMI DisplayPort. Fatemi spegnere la Nintendo Switch, che non facciamo nulla, se non c'è più... Non, allora, intanto tolgo la categoria, perché noi adesso non siamo più in categoria di gioco, quindi niente Mario Maker, abbiamo finito, tanto... Tra l'altro, dai, anche se l'ultimo livello era stato un po' di culo, non mi è dispiaciuto ritornare su Mario. Fammi vedere un pochettino, caro Abba, Cosoli, come la città si chiama? Darwin Project. Perché la barra di coso qui è molto corta? Di ricerca dei giochi. Proprio corta, no? Darwin Project. Ok, free to play. La 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 la. Tu, abbone. Tu come stai, Lina? Tutto bene? Dove lo trovo? Dallas me l'aveva fatto vedere. E là. Vediamo un po'. Darwin Project. C'era qualche immagine. Mi ricordo che me l'ha passata Dallas. A parte che mi spunta la notizia Darwin Project Battle Royale chiude i battenti ed è giocato. Perché l'ho installato e ho giocato, la lobby era piena per tutte e tre le partite che ho fatto. Quindi, tra l'altro, potrebbe tornare contro lei a sto punto. Parlo con i miei compari di avventure, visto che Darwin Project non ha chiuso. Doveva chiudere maggio 2020. Maggio 2020. E non ha chiuso. Darwin Project, fammi scrivere così. Darwin Project download. Non c'è più la notizia, va bene. Amen. Non la trovo più. Se me lo compri lo porto, Crossantin. No, Crossa non c'è per ora dei control, lo dici, no? Quindi fatta. Abbiamo estirpato il male, no? Abbiamo estirpato il male di sta cosa. No, aspetta che faccio questo. Ok. Sono quei giochi che tentano di salvarsi, ragazzi. Cioè, nel senso che Darwin è un bel gioco, bellino. Se, però per rincorrere la per rincorrere giustamente i filoni che possono tirare di più, si modifica un po' come aveva fatto SOS. SOS da gioco originale era diventato un battle royale perché come avevano loro pensato SOS non funzionava come loro pensavano, cioè non ha avuto il successo che si aspettavano e quindi poi hanno fatto quella cagata di cambiarlo in battle royale. Poi quelle poche persone che giocavano giustamente si sono lamentate e hanno tenuto pure la versione normale, poi alla fine hanno chiuso sia Battle Royale che lo show, visto che era una specie di reality, no? Che era pure bello come meccanica, c'è la chat di Twitch che vota i giocatori, eccetera, eccetera. Una cosa, cioè, non capisco perché poi li prendono e chiudono, perché poi paradossalmente, SOS aveva più giocatori di Z1 Battle Royale. Z1 Battle Royale è ancora qua, che sta in piedi per virtù del Sacro Spirito. SOS è morto e sepolto.
Sì, costa, per carità. Poi, ripeto, hanno costi, eccetera, eccetera. Però, ciao in ondo. Però, dai, c'è Z1 Battle Royale. Ti vi dico subito quanti giocatori ci sono su Z1 Battle Royale. Anzi, venite con me. Tanto parlichiamo un pochino. Questa è la mia cosa di stimo, ovviamente. Allora. Come aggiornamento in coda del pubblico? Stai fermo con le mani. Tu avvio 24 dicembre 2020. Sì. Z1 Battle Royale. Che tra l'altro ce l'ho disinstallato. 624 ore di gioco. Hub della comunità, mi sembra. 790 giocatori su Z1 Battle Royale. Ultimo avvio, ok? Come stai in onda? Tutto bene? 790 giocatori su Z1 Battle Royale. Non sono tanti, ragazzi. È un gioco morto, alla fin fine. Per carità, già 790, devo essere sincero, sono pure tanti. Sono pure tanti. Pensavo molto meno. Come FPS guida 2019 di Hakuno Z1? Ma chi cazzo? Una ride eterna. Ma non. Sai cos'è? Sono ancora sotto antidolorifici. Spero migliore. Dai, dai, Nando. Sai cosa c'è, Ryzen? In tanti chiedono questo. In tanti. Tanti poi. Chissà quanti possono essere. Questo qua. Tanti chiedono Just Survive di nuovo. Just Survive. Potevano, secondo me, ri riaprirlo quando c'era la moda di Cosola, come si chiama? Aiuto, ragazzi. Non mi viene il nome, lo sto cercando che non mi viene. Di Rust, minchia, non mi viene il nome. Potevano rilanciarlo con la moda di Rust. Era free to play, già survive, rispetto a. Grazie. Mi veniva Rust. Pensavo Ruggine, però. Porca puttana. Come? Non mi veni. Però niente, la gente lo richiede perché era comunque un survive diverso. Io ci ho speso tante ore, non sono 250, perché il gioco poi si è diviso tra Just Survive e Z1 Battle Royale, quindi le ore di Battle Royale me le ha buttate su Just Survive e io ero partito da zero su Z1 Battle Royale. Non sono 250 ore di Just Survive. Queste sono veramente 624 ore di Z1 Battle Royale. Aggiungeteci un centinaio d'ore da Just Survive, sono 724. Siamo 750 ore. Come Battle Royale, quindi tornando ai discorsi del Battle Royale, era all'epoca l'unico. Faceva schifo, o era il gioco più bello dell'universo, o era buggato a cazzo. O faceva schifo per come era gestito. Era l'unico Battle Royale all'epoca. Ci giocavi. Se ci giocavi, aveva le squadre da 5. Quindi tu con 5 più. Con 2, 3, 4, 5 amici giocavi. Ok? E quindi. Cioè, se non ricordo bene, non ci sono più Battle Royale allo stato attuale. Dove ci sono 5 giocatori per squadra. PUBG arriva a 4. Apex è da 3. Ring of Elysium è da 4. Anzi, andiamo a vedere Ring of Elysium. Che noi, ripeto, dobbiamo farlo. Che non mi ricordo quando. Tra l'altro, l'ultimo avvio 8 agosto 2019. Di chi è malo, eh? Di cosa stiamo parlando? Cosa è diventato Ring of Elysium? Scusami. Vabbè, siamo su Twitch, si può far vedere. Tanto ci sono. Su Just Chatting è pieno di ste cose. 10 ore di Ring of Elysium. 2032 giocatori, ragazzi. Alla faccia. Ma aspetta, perché sto bufferando? Cioè, 2032 giocatori su Ring of Elysium. Quindi non è morto, raga. 2000 ce li ha. Ha messo Nathan in calendario. Tanto quando cavolo è Ring of Elysium in calendario? E allora. Il 9. Ah, l'altra domenica. Non questa che viene giorno 2. Domenica prossima abbiamo Ring of Elysium. Bene. Devo installarlo. Devo installarlo.
C'è della fega. E così sembra. Bah. 2032 giocatori. Quindi non è male. Non è male. E fa vedere di Apex quanto ce n'è su Steam. Così, giusto per curiosità. Perfetto. 171.000. Steam, Poi Apex sappiamo dov'è. H1 abbiamo visto 790. Ripeto, sono pure troppi. E PUBG. Visto che stiamo sempre parlando di Battle Royale. PUBG. No, perché pagina del negozio? Hub della comunità. Oh, Dio, sono grande e vaccinato di tantissime cose. 235.000. Va bene. PUBG comunque è abbastanza giocato ancora. Non so com'è, devo essere sincero. Quando ho fatto l'ultima volta? Abbiamo fatto PUBG per compleanno. No, l'ho avviato il 24 dicembre. Non so perché, non so perché ho avviato PUBG il 24 dicembre. Va bene, signori, quindi diciamo, abbiamo visto un po' di Battle Royale. Giocato dai cinesi, ciao Manu. Sì, se l'ha visto, vero? Non se l'ha visto che c'erano i cinesi che giocavano a quel gioco lì. Natale, vigilia Pochinki. 24 dicembre, io ho fatto PUBG in live, può essere. Durante quella piccola maratona pomeridiana della vigilia. No, o forse abbiamo fatto la sera della vigilia con Crossentin, abbiamo fatto la vigilia con Take e Crossentin, format di qualità, ragazzi. A me piacciono i Battle Royale, ripeto, aver scoperto Apex, no, scoperto, aver riscoperto Apex, sono contento che ho trovato un altro gioco da poter fare. Ripeto, mi brucia il culo che devo per forza giocarci in compagnia. E perché devi farmi giocare con un perfetto, o uno o due perfetti sconosciuti? A sto gioco? C'è quello, eh. Bello grosso per trauma. Esatto. Signori belli, dai, io vi saluto qui. Io mi ricordo di una devo entrare in resa, penso che stia per crescere. Ti ricordi cose di un anno fa? Fatemi vedere, allora, ragazzuoli belli. Io devo chiudere qua. Vado a finire di prepararmi che... Aspetta, sono già vestito, ok, però... ma ci abbiamo gente da... Aspetta, sto caricando delle live. Ma penso stia chiudendo, quindi nemmeno vi porto da... Peccato. Signore, niente, non vi porto da nessuna parte. Io vi auguro un buon pomeriggio a voi. Grazie di esserci stati in questa breve live. Anche se molti giustamente siete arrivati adesso, ma quando io di solito già... Sono solo da 42 minuti in live. Oggi c'è sto impegno. Preferisco andare a fare di pomeriggio che Amurant ha staccato. Ah, bello. Sai, volevo raidarvi Fulvio, il tassista, ma sta chiudendo. Quindi non ha minimamente senso portarvi da una persona nuova. Raido e Termos. Non Raido e Termos se fanno una solo sub. Non so, l'ho visto, ci sono i termosifoni. Che Raido? Vi porto un canale che sta facendo una live solo sub? No. Rimane, andatevene dove cazzo volete, ragazzoli belli, ok? Andatevene dove cazzo volete. Io vi auguro quindi buon pomeriggio, ci vediamo domani alle 2, forse con Fortnite, probabilmente. Oddworld mi spiace che sia saltato oggi, però ripeto, non aveva senso fare 40 minuti di Oddworld. Lo riprendiamo venerdì, ovviamente. Non lo saltiamo Oddworld, ragazzi, tranquilli, il gioco lo finiamo. Tranquillamente, ma non aveva senso, ripeto, 40 minuti di un gioco che posso fare per un'ora e 40, un'ora e passa. Vi aspetto domani alle 2, ricordatevi conto, Rikishimaru c'è, linea permettendo alle ore 5, poi c'è Liuca alle 7, Zuppettina se non torna morto da lavoro, e poi c'è ovviamente Constantine, purtroppo vi tocca anche Constantine alle 21, 22:30. Dipende dai buchi di trama che ci sono dentro i Control M. Cosa c'è, Ricky? Dimmi. Io metto le mani avanti. Io non posso dire. Io non posso dire. Alle 5 c'è Rikishimaru e poi Rikishimaru non c'è perché capitano cose. Io non sono un mezzognero con la mia chat. Va bene, Ricky. Ciao. A domani alle 2, grazie mille per esserci stati. Domattina su Discord forse. Se non ho, ci sentiamo. Ci sentiamo, ragazzi, tutti belli. Ciao, 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 ciao. Scappo. Ciao.